Signore e signori, buonasera e bentornati. Io sono Alessia e questo è un canale dedicato alla riflessione su vari argomenti. Oggi torniamo ad affrontare argomenti seri e quindi mi sono vestita seria anch'io per essere in tema con il video. L'argomento che andiamo a affrontare oggi, ecco, io volevo iniziare il video, mi va giù il sole, quindi la mia fantastica illuminazione sta andando col paese. Spero che sia una nuvola, perché sennò veramente appena iniziato il video non è possibile che mi vada giù la luce. Questo articolo sul giornale che mi ha particolarmente colpita anche questa volta, sia per il modo in cui è stata presentata la notizia che per la notizia in sé, quindi andiamo ad analizzarla da diversi punti di vista. La cosa interessante è anche il fatto che va a ricollegarsi ad un video che avevo fatto tempo fa, perché avevo fatto un video parlando di bullismo nei confronti di un professore e avevo promesso che sarei tornata ad affrontare questo argomento del bullismo, che sarei tornata a parlarne da diversi punti di vista. Quindi oggi andiamo ad analizzare un altro di questi punti di vista possibili, ovvero del bullismo dei professori nei confronti degli alunni. E questo trovo che sia un tema molto sensibile e anche molto interessante, ma partiamo dall'articolo in questione. Un maestro elementare di Foligno ha deriso in classe un bambino nero per mostrare agli altri alunni quanto possa essere schifoso il razzismo. Lo ha definito un esperimento sociale, ma deve essersi dimenticato di avvertire il piccolo, il quale lo ha preso talmente sul serio da sfogare la sua umiliazione tra le braccia dei compagni. È già partito il dibattito per stabilire se si tratti di bieco razzismo o di semplice cretinismo, se il gesto del maestro sia l'effetto del prima gli italiani cavalcato da Salvini o piuttosto delle riforme della scuola che si inseguono da quasi un secolo senza impedire a certi insegnanti sfasati di montare in cattedra. Già il mio prof di matematica delle medie costringeva un ragazzino chialuto e bianchissimo a mettersi a quattro zampe sulla predella per fare il verso dell'asino. E noi tra i banchi ridevamo del più debole, pur vergognandocene al punto di non dirlo a nessuno. Sarei per lasciare fuori bambini di qualsiasi colore da esperimenti che corrono il rischio di umiliarli. Ne suggerisco invece uno molto interessante al maestro di Foligno. Si chiude in classe da solo con un pugile nero di 2 metri e 100 kg. Poi comincia a prenderlo in giro per la sua bruttezza e goffaggine. Ne verrebbe fuori un notevole spaccato sociale o uno spaccato e basta. E questo è interessante anche perché questo articolo mi è stato fatto notare da un'alunna e ho avuto modo di scambiare le idee. Lei era veramente soddisfatta, entusiasta del modo in cui questo giornalista ha aggredito l'insegnante. Io mi sono sentita in dovere di farle notare che quello che sta facendo il giornalista non è molto diverso da quello che in realtà ha fatto questo insegnante, ovvero come queste notizie, questo qua è un articolo, è un commento in realtà, per cui ci sta che l'autore esprima la propria opinione anche molto colorita come in questo caso. Però il fatto che su un giornale compaiano notizie di questo genere con argomentazioni di questo genere, quindi con un giornalista che ti dice si chiuda lui all'interno di una stanza con un pugile nero in modo da essere preso a pugni, ci porta un messaggio che secondo me è estremamente sbagliato, cioè del rispondere alla violenza ad un atto sbagliato con un altro atto ancora più sbagliato, cioè dell'augurare a qualcuno di farsi prendere a pugni da un pugile. Personalmente non trovo molto professionale da parte del giornalista andare a rispondere ad una situazione che è effettivamente sbagliata di per sé, perché condivido il messaggio di base, però con una presa in giro altrettanto, secondo me, fuori luogo e altrettanto crudele nei confronti di qualcuno, che è poi quello che vediamo sui social, che sono le risposte che vediamo in generale all'interno della società, ovvero risposte del tu hai commesso un errore, quindi ti distruggo, se non posso farlo fisicamente ti auguro la morte, ti auguro il peggio che si possa fare. E secondo me non sono risposte mature, non sono risposte che portano a un dialogo, ma solo ad inseguire quella retorica che poi vediamo anche online del distruggere l'altro. Un'altra cosa che mi ha colpita questa volta della notizia in sé è il fatto che questo insegnante relativamente giovane, 42 anni, abbia ripreso una cosa che su internet funziona, ovvero gli esperimenti sociali che ci piacciono tanto e che piacciono tanto ai bambini, per riproporla all'interno di una classe su un pubblico che, stando alla sua intenzione, alle sue parole, e aveva accettato di partecipare a questo esperimento sociale e che poi si è rivoltato contro di lui con risposte veramente aggressive da parte, immagino, dei genitori di fronte alla situazione. Adesso faccio la mia solita parentesi, non sto dicendo che ha fatto bene, sto solo cercando di analizzare il fatto.
certo, anche perché credo che sia una cosa che succede sempre più spesso con sempre più persone che navigano sul web, che si appropriano dei meccanismi del web e del tipo di retorica che funziona sul web, poi vanno nella vita reale. Quello che ho detto più volte anche nei miei video, che succede sempre più spesso di vedere che proprio questa, io la definirei proprio retorica, questo stile di rispondere agli altri, questo modo di confrontarsi con gli altri, che poi in realtà un confronto non è, viene portato sempre più spesso nella vita reale, con episodi in questo caso di bullismo, ma episodi anche di violenza fisica, con aggressioni a persone. E leggevo qualche giorno fa un articolo di una famiglia a cui era morta un familiare in ospedale, che è andata in ospedale, ha chiamato tutti i parenti e ha sfasciato l'ospedale. E quindi questo senso di giustizia sociale, di vendetta da attuare nei confronti di queste persone che ci hanno fatto un qualche tipo di torto, senza andare ad analizzare la situazione e verificare se il torto effettivamente c'è stato, in che misura, di chi è la colpa, e soprattutto trovare un modo umano per andare a risolvere la situazione, perché non credo che distruggere i macchinari di un ospedale riporti in vita una persona o dia giustizia a una persona, anzi può causare danni ad altre persone, le quali di quei macchinari avrebbero bisogno. Magari l'ospedale è in difficoltà economiche e non può permettersi di ricomprare quei determinati macchinari, quindi questo atto che vuole essere una vendetta privata va poi a danneggiare altre persone che colpa non ne avevano e delle quali alla fine non si va a pensare e non si va a parlare. E quindi personalmente mi ritrovo molto contraria e molto lontana da questa mentalità. Quindi in questo caso andiamo a vedere uno degli esperimenti sociali che vengono tanto applauditi, tanto che sono spesso tra le classifiche, tra i migliori video o i più visualizzati dei video su YouTube, che portato nel contesto della vita reale ha fatto scatenare la reazione delle persone, come giustamente dovrebbe essere. E viene da chiedersi come mai questo non succeda anche sul web, come mai questa presa di coscienza ci sia solo nel momento in cui sono coinvolti dei bambini, ma non ci sia un'altrettanta presa di coscienza nel momento in cui queste discussioni le vediamo su Facebook e le vediamo su YouTube. Quindi questo è il secondo argomento su cui vi lascio un po' a riflettere. La terza questione è quella vera e propria, ovvero del bullismo del professore o dell'insegnante, in questo caso del maestro, nei confronti degli alunni. E questa devo dire che è una cosa che è molto sentita sul web, perché ho visto decine di video di persone che raccontano di esperienze negative con i loro professori. Ho guardato qualche volta alcuni video di uno youtuber che si chiama Mr. Nichilista, che porta proprio queste storie sul suo canale, dà voce alle persone che si sono trovate ad affrontare, che si sono trovate a confrontarsi con professori magari non proprio adatti al loro ruolo, che hanno fatto passare ai ragazzi l'amore per la loro materia e ancora peggio forse l'amore per la scuola, e con essa quell'amore per la cultura, per la conoscenza, che non deve passare necessariamente dalla scuola, però che è quello che ci rende in grado dopo di conoscere, di capire il mondo che ci circonda e di affrontarlo in maniera critica, di affrontare notizie in maniera critica, di non lasciarci ingannare dalle varie fake news e poi di vivere da cittadini effettivi e consapevoli. Quindi è veramente una perdita, secondo me, per tutti. Queste d'altra parte non sono solo situazioni presentate dal signor sconosciuto su internet, su YouTube, che vuole vendicarsi del tale insegnante, ma sono situazioni alle quali mi trovo effettivamente ad assistere lavorando nel mondo della scuola e che vedo ripresentarsi spesso tra colleghi. Non più di qualche giorno fa una collega mi ha detto: è giusto prendere in giro gli studenti perché devono imparare un po' a rafforzarsi, perché non è possibile che siano sempre difesi dai genitori e nel momento in cui arrivano nella vita reale dovranno anche accettare queste prese in giro, dovranno accettare questo essere sminuiti dagli altri, via dicendo. Ed è una cosa sulla quale personalmente non concordo. Io trovo molto più utile aprire ad un dialogo e insegnare ai ragazzi la capacità di dialogare, di confrontarsi in maniera civile, e quindi non far diventare la lezione uno scontro, ma farla diventare appunto un momento in cui ci si può mettere a confronto, dando invece come base delle regole solide
solide di comunicazione, ovvero come ci si rapporta con le altre persone, senza transigere su questo, non umiliando l'altra persona, perché se io insegnante inizio ad umiliare un'altra persona, quel messaggio che faccio passare è che questa è una cosa giusta, che al di là del fatto che effettivamente succede che ci siano tante persone che nella vita comune, nella vita di tutti i giorni possono trattarti male, io trovo molto più utile che passi il messaggio su come ci si dovrebbe comportare, come ci si dovrebbe relazionare e far capire cos'è una relazione sana e far capire come si risponde in modo sano a una persona che magari non è in grado di controllarsi, ci aggredisce verbalmente. Ed alla fine credo anche quello che faccio sul mio canale YouTube, cioè non transigo su commenti maleducati sul mio canale. Infatti vedete che la mia sezione commenti è molto pulita, perché questo genere di commenti, mi chiamino quella che censura, mi chiamino quello che vogliono, però non passano, quindi non entrano nel dialogo che instauro con chi mi segue e che chi mi segue instaura nella sezione commenti. Cioè, se vedete, quando qualcuno inizia ad aggredire verbalmente, sono la prima ad andare a intervenire per smorzare i toni, per far capire quando un messaggio può essere mal interpretato, non necessariamente fatto con malizia, non necessariamente detto qualcosa con cattiveria, ma che possa essere interpretato come tale, e vado appunto a bloccare, a fermare costantemente questo genere di situazioni, che effettivamente sono una cosa comunissima sul web, ma come all'interno della scuola credo che sia importante che i ragazzi vadano ad apprendere qual è il modo giusto, il modo umano, il modo normale, quello che dovrebbe essere un modo normale per comunicare, credo sia giusto cercare di fare passare anche questo messaggio sul web. Poi mi dicono sono hater, non ne capiranno mai, lascia perdere, e questa forse è una discussione per un'altra giornata, questa è un'altra storia che vi racconterò volentieri, perché credo sia un argomento su cui c'è molto da dire, sul quale c'è molto da riflettere, rimanendo però in questo senza perderci troppo. Alla fine credo che questo, come succede sempre su questi fatti di cronaca, questi casi di cronaca, sia un fatto molto più complesso di quello che ci viene presentato, e che la realtà, la giustizia non sia da una parte né dall'altra. Cioè abbiamo un insegnante che ha evidentemente sbagliato e che ha ammesso però di avere sbagliato, quantomeno stando ai giornali, e ci sono genitori inferociti che qualunque cosa si dica ai loro pargoli sono pronti ad intervenire, a distruggere la scuola, a far licenziare il professore, via dice il maestro e via dicendo, e non trovo giusta né una né l'altra, quindi immagino che poi arriverà, se non è già arrivato, il pubblico del web a dir la sua contro questo insegnante che è presentato dai media come il mostro, quindi come personaggio cattivo, e quindi ci si scaglierà immagino tutti contro il cattivo della situazione, e quando poi in realtà sappiamo che il cattivo non è mai così cattivo, ma a partire dalle nostre fiabe che ci piacciono tanto, per arrivare poi a una cosa ancora più complessa come può essere la vita reale, e che questo mostro alla fine forse tanto mostro non è, che qualcosa di buono magari lo ha fatto anche lui, che ha sbagliato però ha ammesso l'errore, siamo disposti a concedergli il fatto che ha commesso un errore e a non crocifiggerlo per questo. E forse appunto anche in questo caso dovremmo soffermarci un attimo a pensare quali sono le varie posizioni, e a pensare che magari partire così all'attacco, partire in quarta, non è proprio la soluzione migliore, non è utile a nessuno, non è utile al bambino che magari andrà a imparare che appena gli succede qualcosa basta chiamare la mamma che il professore verrà crocifisso e quindi a suo vantaggio, come sono cose che hanno imparato tantissimi ragazzi e che ci troviamo ad affrontare quotidianamente, cioè il ti denuncio, non puoi darmi 3 e via dicendo. Forse c'è anche da parte dei ragazzi il fatto, la necessità di rendersi conto un po' che la vita non è tutta rose e fiori, che ci possono essere difficoltà e che la cosa più importante è davvero imparare come affrontarle, e magari un po' di autocritica anche da parte di qualche genitore una volta tanto male non farebbe. E con questo io vado a concludere il mio video. Se non vi è piaciuto, pollice in giù; se vi è piaciuto, pollice in su; in entrambi i casi fatemi sapere perché. Su questo canale affrontiamo sempre tantissimi argomenti diversi, mi piace punzecchiarvi un po' i neuroni lanciandovi qualche spunto di riflessione, per cui se questa è una cosa che vi può interessare, vi consiglio di andarvi ad iscrivere al canale, di cliccare la campanella per essere sicuri di ricevere tutte le notifiche, o in caso contrario di tornare un paio di volte in settimana, perché è la frequenza con la quale pubblico i miei video. Con questo io vado veramente a concludere, noi ci sentiamo tra qualche giorno per il nuovo video, e nel frattempo auguro a tutti una buona serata.